Buonasera e benvenuti a, su Martina News. Buonasera. Buonasera. La dottoressa Martina in questo momento sta vivendo una situazione molto importante della stagione, giusto? Correggetemi se sbaglio, naturalmente. Siete arrivati ai quarti, domenica c'è una partita importante per passare in semifinale. Io vi farò alcune domande senza entrare troppo nello specifico. Come lo state vivendo in questo momento? Stiamo vivendo questo momento con molta serenità, con un sacco di carica agonistica e entusiasmo, visti tanti tifosi che ci seguono la domenica al palazzetto, che vengono anche in trasferta. È bello avere un sacco di gente che ti sostiene. Dal punto di vista della dirigenza invece, come... Beh, io parlo come sportivo di Martina Franca, dico che è la prima volta, ogni volta, ogni anno facciamo qualcosa di meglio, è la prima volta che facciamo delle finali a questo livello. Certo, è il risultato più alto che abbiamo ottenuto fino adesso. L'appello è quello di, ci rivolgiamo a tutti i tifosi di Martina, di venire a sostenere la squadra. Possiamo approfittare dell'occasione di Martina News per lanciare un appello alla città e ai tifosi. Beh, che cosa volete dire? Beh, quello che ci aspettiamo domenica di vedere il palazzetto, non dico stracolmo, ma almeno gente entusiasta. Poi la prima volta chi viene a vedere la pallacanestro si innamora dopo. Quindi quello che ci auguriamo è che venga gente nuova a vedere questo sport bellissimo. Grazie. Igor, tu invece sarai al campo. Che cosa diresti alla città? Io direi di venire, perché a tutti quelli che non vengono si perdono un bello spettacolo. Penso che in questi anni abbiamo rappresentato bene i colori della città di Martina e continueremo a farlo fino al termine della stagione, nel miglior modo possibile. Senti, ne approfitto, visto che hai parlato di Martina, non essendo di Martina tu, sì. Come ti sei trovato in questi anni? Bene, questo è il secondo anno e mi sento un po' come a casa. Gente come il presidente e no, anche amico ci hanno accolto bene, ci hanno fatto sentire come se fossimo a casa, quindi non possiamo far altro che ringraziarli. Abbiamo trovato molti amici, una nuova famiglia, insomma. Durante questo campionato c'è stato un momento particolarmente difficile che ricordi? Ma non direi, siamo stati abbastanza regolari, abbiamo avuto qualche alto e basso come è normale in tutti gli sport, però diciamo che siamo andati oltre alle aspettative degli addetti ai lavori, non delle nostre. Molti non ci davano nella posizione in cui siamo ora, però diciamo che abbiamo lavorato sodo e ci siamo fatti valere. Però il campionato non è ancora finito, quindi... Di solito fanno delle valutazioni all'inizio dell'anno sui roster vari delle squadre, delle società. E noi all'inizio del campionato ci siamo come ottava, non a squadra del campionato. Per cui sicuramente è un grandissimo successo sia da parte, soprattutto da parte loro, ma devo dire, scusami, del lavoro che fa il coach Beneguz, perché ha tirato fuori un gruppo eccezionale. Dal punto di vista dirigenza invece come si vivono questi risultati? C'è grande entusiasmo da parte di tutti coloro che ci danno una mano in questa avventura, quindi in questo momento sono tutti euforici, chiaramente. Però se si perde questa euforia scompare, quindi cerchiamo di vincere il più possibile per mandare la stagione il più avanti possibile. Ieri si è stati sconfitti soltanto di 4 punti, sì. Però domenica c'è la terza, la bella, sì. In casa. Abbiamo affrontato un viaggio di 7 ore che non ci ha sicuramente aiutato nella prestazione fisica. Però lo faranno anche gli altri. Sì, assolutamente, quindi noi li vogliamo aspettare in casa nostra, questo è il vantaggio di essere arrivati secondi, avere le belle in casa e... Credo che non sono scaramantico, credo che se buttiamo in campo tutto quello che abbiamo non ci dovrebbe essere troppa storia. Quindi comunque non ve la sentite fare un pronostico? Io non posso dare un pronostico come sfavorita la mia squadra. Cioè, quindi... io sono modesto come al solito e dico, conoscendo la squadra, che
vinciamo sicuramente. Okay. Okay. Abbiamo saputo che tu non, come, cioè, non guardi mai la partita dalla tribuna, è vero? No, io la vedo sempre in casa, vedo sempre chiaramente sul parterre. Perché? Non sono superstizioso. No? No. Ci credo alla superstizione, ma non lo sono. No. Allora, qualche volta quando vado su, siccome tutte le partite che abbiamo vinto in casa sono stato giù sul parterre, qualche volta qualche amico mi ha detto di sedermi lì in tribuna, sono stato soltanto appena 5-10 minuti, perché poi quando vedi che la partita appena appena non sta andando bene, ridiscendo e vado sul parterre perché è il mio posto. Quindi domenica non ti siederai proprio in tribuna, immagino. No, io domenica sarò insieme ai tifosi, sicuramente. Va bene, grazie. Grazie a voi.